Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul canale. Mi vedete con una felpa comoda, ma in realtà è l'abbigliamento che ho utilizzato per andare a scuola. Oggi sono andata molto molto comoda e ho semplicemente ritoccato un pochettino il look aggiungendo un po' di cipria e comunque sono un po' lucidina, però mi sono data una sistemata e ho ritoccato il rossetto sulle labbra perché oggi sono qui per parlarvi di palette. Sapete che le palette occhi sono tra i miei prodotti preferiti, diciamo che in generale gli ombretti sono tra i miei prodotti make up preferiti. E le palette in particolare sono uno dei prodotti che mi dà più gioia anche quando le ricevo, quando scarto il pacco, quando so che c'è una palette, c'è un altro, insomma, un'altra emozione nell'aprire quel pacco. Comunque, nel video di oggi voglio mostrarvi alcune palette. Alcune sono più nuove, altre sono un po' più vecchie, ma sono tutte palette che ho utilizzato poco e che vorrei, parlando adesso con voi, prendere l'impegno di utilizzarle di più nel corso del prossimo autunno-inverno. Chiaramente sono tante, quindi non posso metterle in utilizzo tutte e tutte insieme, però ecco, mi piacerebbe riscoprirle e alcune proprio scoprirle, perché vedrete che sono proprio nuove. L'idea di questo video me l'ha data la mia amica Carolina Bonanni, che ha realizzato un video, insomma, sulla sua pila della vergogna delle palette. Questa è un po' la mia pila della vergogna, nel senso che alcune sono palette che comunque mi sono piaciute già dalla prima impressione, ma non ho approfondito più di tanto la conoscenza con questi prodotti. Partirei dalle palette di dimensione medio-grande e poi ci lasciamo alla fine le uniche due palette piccoline che ho qui in rappresentanza. La prima palette, me la trovo subito davanti, è una delle palette uscite recentemente e sto parlando di questa palette uscita in casa Misauda. Si tratta della Archetype. Allora, questa palette io l'ho utilizzata anche in video con voi. Ho realizzato un bellissimo look che mi è piaciuto tantissimo. L'ho utilizzata un'altra volta in seguito, quindi dopo averla usata nel video con voi l'ho utilizzata un'altra volta e poi non l'ho più utilizzata. Per quale motivo? Chi lo sa. Come potete vedere, oggi non sono neanche truccata, cioè sono truccata, ho fatto solo l'eyeliner, dico, non ho utilizzato neanche gli ombretti perché non ho avuto tantissimo tempo stamattina, però il martedì e il giovedì io entro più tardi a scuola, per fortuna, e ho più tempo al mattino per prepararmi. Devo impormi, tra virgolette, di utilizzare una di queste palette ogni martedì, ogni giovedì, in modo tale che le porto un po' avanti, le utilizzo e riesco anche a farmi un'idea. Perché è vero che questa qui mi aveva dato un'ottima, ottima prima impressione, ma se voglio darvi una recensione completa, chiaramente devo provare almeno una volta tutti gli ombretti. Quindi questa è la prima palette che ci troviamo davanti in questa pila della vergogna. Altre due palette le potremmo mandare a braccetto. Sono due palette di Anastasia Beverly Hills. La nuova palette di Anastasia Beverly Hills, uscita ormai 2 anni fa, mi è piaciuta tantissimo. Anzi, già che mi trovo ve la mostro, perché non è presente nella pila della vergogna. Sto parlando di lei. Mi è piaciuta tantissimo, non è presente nella pila della vergogna semplicemente perché appunto l'ho utilizzata. Non l'ho utilizzata allo sfinimento, ma l'ho utilizzata perché questa palette qui ha dei colori che mi piacciono tanto. Questi toni del verde mi piacciono davvero, davvero tanto tanto tanto, e tra l'altro trovo che sia una palette perfetta per il periodo autunnale. Quindi, nonostante questa palette, ecco, mi piaccia tantissimo, non è lei che voglio mettere tra le palette prescelte per questo progetto. Le prescelte di questo progetto sono altre due palette di Anastasia Beverly Hills, rispettivamente questa qui, che è la Rose Metals, che è uscita dopo la nuova palette. Questa è una palette utilizzata, non ricordo sinceramente quante volte l'ho utilizzata, ma l'ho utilizzata, si può anche vedere che è utilizzata, l'ho utilizzata sicuramente troppo poco. Anche qui abbiamo dei bellissimi colori autunnali, non fatevi ingannare dal packaging che ha questo colore un po' grigio madreperla e anche effetto satinato, metallizzato, e distoglie un po' l'attenzione dai colori degli ombretti. Secondo me questa è una palette stupenda, anche da utilizzare in combo con la Nuvo, e tra l'altro c'è questo colore qui che si chiama Nova e questo colore qui che si chiama AIDS, che sono i due colori che in assoluto mi ispirano di più di tutta la palette, eppure di questi due io non ho utilizzato nessuno dei due. Lo so che è vergognoso, forse AIDS l'ho usato perché lo vedo un po' scavato, ma questo qui non è stato sicuramente utilizzato. Quindi
decisamente questa è una palette che deve ricevere più amore da parte mia, così come deve ricevere più amore da parte mia questa palette di Anastasia Beverly Hills, che è la Fall Romance. È uscita l'anno scorso, io l'ho recuperata di recente, cioè un acquisto dell'ultimo mese, mese e mezzo. L'ho trovata in super sconto su Sephora e me la sono portata a casa, davvero, cioè a un prezzo ridicolo per quello che è. E la palette è completamente nuova, non è stata neanche mai swatchata, quindi assolutamente è una palette che deve essere messa in utilizzo di più, anche perché pure qui abbiamo dei bellissimi colori, dei colori che mi ispirano tanto, come per esempio questi due matte verdoni stupendi, ma anche questo qui. E questa forse a livello di shimmer è meno particolare delle altre due che vi ho mostrato, sempre di Anastasia, però è bella proprio come si presenta, cioè questa palette l'ho desiderata tanto. Era uscita prima di questa la Cosmos, sempre di Anastasia, che è quella con un colori un po' più vivaci, un po' più accesi. Vi lascerò una foto commemorativa della Cosmos, e quando l'ho vista mi era piaciuta tanto, ma non l'ho presa subito. E quando è uscita questa mi sono resa conto che mi piaceva di più questa che quella. Quella è molto bella, ma è anche molto particolare, cioè penso che la riuscirei ad usare poco. Poi non è detto che io in futuro non possa recuperarla, però per il momento ho preferito recuperare prima questa qui, che mi piace di più anche colori, come colori per la stagione. Cambiamo brand, perché abbiamo un altro brand che adesso che ve lo nominerò capirete perché mi dispiace, insomma, che sia qui, perché sto parlando di un brand che io ho messo tra i preferiti dell'anno scorso, ed è Gleaminatrix. Di Gleaminatrix qui abbiamo due palette in particolare alle quali ho dato poco o zero amore. La prima è questa palette qui, lo so che molti adesso urleranno e salteranno giù dalla sedia, perché sto parlando della Nearly Natural di Gleaminatrix, appunto. Questa è una palette che non penso si possa trovare più, almeno non su Monolith, non so se sul sito ufficiale di Gleaminatrix è presente, ed è la palette secondo me perfetta sia per look da tutti i giorni sia per look da serata, perché come potete vedere i toni, ecco, così forse li vedete meglio, i toni sono molto molto naturali, ma allo stesso tempo hanno quel quid in più, sono naturali ma particolari, quindi vi permettono di creare un look bilanciato, equilibrato, elegante, ma dando quel poco in più, quella particolarità appunto in più che lo rende speciale. Questa palette non so quante volte l'ho utilizzata sinceramente, forse 3, 4, 5, non mi ricordo, l'ho utilizzata ma non mi ricordo quante volte. Comunque ci sono dei colori che io non ho mai utilizzato, come per esempio questo colore qui che si chiama Raw, ma anche questo colore qui che si chiama Stripped Back, ed è un bellissimo color carta da zucchero, azzurro con un po' di grigio all'interno, quindi vergognoso. Io sinceramente questa palette la voglio, la devo usare di più, perché l'ho desiderata tanto, mi piace e voglio utilizzarla di più, come voglio utilizzare assolutamente quanto prima questa di Gleaminatrix. Ora su questa sono un po' più giustificata perché è una palette abbastanza recente, arrivata da poco in collezione, però non tanto poco da giustificare il fatto che io non l'abbia mai nemmeno swatchata, ed è gravissimo. La palette si presenta così, è organizzata per file, quindi potete vedere un look sui toni del rosa borgogna, un look sui toni caldi, un look con i verdi e un look con i colori grigio nude. Perché non l'ho mai usata? Non lo so. Nel momento in cui mi è stata, insomma, data l'occasione di utilizzarla, perché ho realizzato con voi nell'ultimo video che è Trade With Me quel look con i toni borgogna, alla fine ho preferito l'altra palette di Blend Money, che comunque mi piace tantissimo, e non ho deciso di utilizzare questa qui e di provarla per la prima volta. Ma vedo che i video che Trade With Me, in cui mi preparo e provo un po' di novità e un po' di prodotti vecchi, vi piacciono, mi fa molto piacere, perché piace anche a me registrarli, e quindi diciamo che l'impegno che mi prendo non di utilizzarle tutte per Natale, non penso, però diciamo l'autunno e inverno, quindi mi do di tempo anche fino a febbraio, va, l'impegno che mi prendo è di utilizzarle almeno una volta o due volte tutte. Per esempio questa, che non l'ho mai utilizzata, almeno due volte, anche tre, tra il martedì e il giovedì che entro più tardi a scuola e quindi ho più tempo, e il sabato e la domenica che sono i giorni in cui
teoricamente, perché il sabato non sarò sempre libera, però teoricamente sono libera e quindi posso dedicarmi anche a dei look insieme a voi. E dato che appunto vi dicevo, vi piacciono questi video in cui ripesco anche prodotti vecchi, continuerò insomma a registrarli fin quando vi farà piacere, altrimenti poi mi truccherò da sola, non ci sono problemi, però vedo che vi piacciono. L'impegno che mi prendo è questo. Rimaniamo nella categoria degli indie brand, perché mi rendo conto che queste palette sono bellissime, ma poi nel quotidiano, nella praticità, non riesco a inserirle tanto, ecco, non riesco a inserirle in modo pratico e agevole, e devo trovare una strategia. Un'altra palette che ho utilizzato con voi e pure vi è piaciuta, questa qui di Kaina Cosmetics, che comunque è nuova, è arrivata insieme a quella di Glaminatrix, quindi diciamo che sono anche un po' mezza giustificata, però la metto comunque tra queste palette che voglio usare di più. Questa è la Bougie Boudoir, l'abbiamo appunto usata insieme, però io l'ho utilizzata quel giorno e basta, cioè ho utilizzato gli opachi e questo ombretto qui e basta, e abbiamo tutta un'altra famiglia di ombretti, c'è tantissimi altri colori da scoprire e da utilizzare, quindi ecco, deve stare qui e deve essere una delle palette che devo utilizzare assolutamente nei prossimi giorni, quindi prossimamente quando mi truccherò per uscire. Sto cercando di andare tutto d'un fiato perché ho poco tempo, voglio cercare di fare un video in cui devo fare meno tagli possibili, quindi vado a raffica. Altra palette, sempre brand indipendente, questo brand è Clarity Cosmetics e sto parlando di questa, la Croc. Questa è la Croc nella versione mini, perché era già uscita la stessa palette con gli stessi colori in una versione più grande con le cialde tonde. Questa qui è una palette che appunto è stata riproposta con delle cialde un po' più piccole e quadrate, che io preferisco rispetto alle cialde tonde per un mio problema mentale probabilmente, però otticamente mi piacciono di più. I colori sono questi, come potete vedere gli shimmer sono da far paura, ha dei colori perfetti, perfetti per la stagione autunnale, cioè questa potrebbe essere la palette autunnale per eccellenza, eppure io, se non sbaglio, l'ho utilizzata giusto una volta. Quindi vergognoso. Per farvi un esempio, questo ombretto qui che voi vedete verde, io lo vedo viola da qui. Non so se riesco a farvi vedere, ecco, vedete che quando la inclino diventa viola, cioè verde, viola. Meraviglia, quindi vergognoso che questa palette ancora non sia stata utilizzata a dovere e assolutamente deve essere usata di più. Altra palette, sempre brand indipendente, la Cradled in Ice, e questo è il suo nome, del brand Fantasy Cosmetica. È un brand che io tengo d'occhio da diversi anni, da quando aveva una sola palette lanciata in collezione, ma non avevo mai preso nulla perché appunto, essendo un brand che spedisce dagli Stati Uniti, avevo paura di trovare dogana, spese di spedizione, eccetera eccetera. Alla fine è arrivato su Monolith e ho aspettato che uscisse una palette che poteva fare al 100% al caso mio. I colori sono questi. Come potete vedere, all'interno ci sono sia delle tonalità nude per poter creare un look abbastanza tranquillo ma con quel quid in più, e poi abbiamo una serie di colori anche opachi, che sono colori che io uso perché i blu sapete che mi piacciono molto. Questa palette non l'ho mai utilizzata, quindi poiché ha dei colori anche nude, quindi la posso utilizzare anche nel quotidiano, magari con questo colore qui nella piega per creare un po' di sfumatura, e oppure questo qui che è un po' più caldo, che è un colore un po' arancione pescato, nella piega per creare una sfumatura, e uno degli shimmer a tutta palpebra, esce un look stupendo, semplice, e non ho scuse, assolutamente non ho scuse. Con questa avevo finito la selezione di palette medio-grandi. Passo adesso alle due palette piccole, che sono due palette entrate nella mia collezione non troppo tempo fa, però utilizzate poco. La prima che vi mostro è questa palette qui della Too Faced, si tratta della Born This Way Cold Smolder Nudes, ed è questa qui. È uscita più o meno la primavera scorsa, a cavallo tra la primavera e l'estate scorsa, e mi piace molto, è una palette con dei toni semplicissimi, non voglio dire banali, ma comodi da portare per tutti i giorni. Si può tranquillamente realizzare un look mettendo un colore nella piega e uno shimmer, o un look total opaco. Questa l'ho utilizzata
ma l'ho utilizzata quando sono stata l'anno scorso in viaggio di istruzione a Siracusa con i miei alunni, dopodiché l'ho parcheggiata nel cassetto ed è rimasta così. Alla fine tutte le palette che stanno uscendo adesso nude così con la hanno più o meno questi toni, cioè questa richiama anche un po' qualcuno dei colori presenti nella palette di Mesauda, quindi ne ho tante di palette con questi toni così. Io avrei voluto comprare la palette di Make Up by Mario, l'ultima che è uscita. Mi sto trattenendo, mi sto tenendo proprio. Mi sono detta che se al Black Friday avrò ancora voglia, la comprerò scontata, altrimenti non la prenderò, perché è una palette stupenda, ma non lo so, a volte mi sembra anche un po' inutile, passatemi il termine, prendere palette che si somigliano tutte. Sì, cambia la formula, eccetera, però non lo so, è una mia riflessione. Vedendo che comunque queste qui le riesco a sfruttare e mi devo forzare di sfruttarle, non perché non mi piacciono, ma perché a volte non c'è proprio il tempo. Sono tanti prodotti, tante palette, cioè non finiranno mai. Comunque, a parte questa mia riflessione, questa mia, insomma, questo mio divagare, ecco, questa palette sicuramente merita di essere sfruttata di più, anche perché è piccolina e pratica. Cioè io questa qui, anche se mi capita di dormire fuori e di dover stare magari a dormire fuori per il lavoro, per la scuola, la posso tranquillamente mettere nel beauty e utilizzarla. Stesso discorso vale per questa palettina qui di Dolce & Gabbana, ma guardate quanto è carina. E si tratta della Intense e Shadow Quad nella colorazione 3 Smoky Taupe. Questa è ancora più user friendly di quella di Too Faced, perché ha dei colori, a parte naturali, ecco, così li vedete bene perché non c'è il riflesso, dei colori naturali sfruttabilissimi, e sono praticamente tutti opachi più questo, che è un colore, se metti a fuoco, ecco qua, satinato. Il colore satinato io me lo immagino molto sottile, discreto, perfetto anche per look in velocità al mattino. Questa palette non l'ho ancora mai usata. Lo so, siamo qui a prenderci, come si dice, a prendere la responsabilità, ad accettare la responsabilità delle nostre azioni e a confessare questo peccato con vergogna. Io mi ci ho messo la faccia e ho preso ispirazione, come vi dicevo, da Carolina, che è stata anche più coraggiosa di me, quindi, perché ha aperto le danze, quindi adesso aspetto voi nei commenti, cioè fatemi sapere qual è il prodotto di cui vi vergognate di più, perché magari ne avete tanti e non riuscite ad utilizzarli. Se sono palette ancora meglio, perché siamo in tema con il video, ma se per esempio accumulate rossetti, accumulate blush, vi aspetto nei commenti, perché so che se state guardando questo video più o meno abbiamo gli stessi problemi, perché altrimenti non avreste aperto un video che si chiama tutte le mie palette, eccetera eccetera. Io lo so. Detto questo, vi saluto, vi mando un bacio e vi aspetto in un prossimo video.